Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani a Padova, siamo con il past president delle Camere Penali, l'avvocato Beniamino Migliucci, e con il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin. Chiediamo loro un bilancio di queste due giornate, dando la precedenza al presidente Mascherin. Il bilancio è positivo, come sempre devo dire, quando le Camere Penali si impegnano in questi eventi, perché è un impegno che proviene da una realtà specialistica di assoluta competenza, con dei valori radicati e importanti e con l'abitudine anche a condurre un impegno e battaglie fondanti le democrazie. Quindi si tratta sempre di eventi, e questo lo è stato in particolare, da forti contenuti ideali e tecnici. E per il Consiglio Nazionale Forense è sempre un piacere affiancare questi eventi, perché ci crediamo e perché pensiamo che la tecnicità assoluta delle Camere Penali in materia e la capacità e la forza istituzionale del Consiglio Nazionale possano davvero dar vita a una sinergia importante che può avere anche un impatto politico importante. Condivido pienamente anche l'impegno comune che le Camere Penali stanno cercando di portare avanti con l'Associazione Nazionale e Magistrati, una capacità di dialogo di cui Beniamino Migliucci peraltro è stato un forte e importante interprete nella passata gestione. Si è parlato molto oggi anche di separazione delle carriere. La giunta Migliucci ha intrapreso questa battaglia per la raccolta delle firme. Dobbiamo continuare su questa strada? Beh, è stata un'impresa che è stata condotta da tutte le Camere Penali, quindi da tutta l'Unione, non ovviamente solo dalla mia giunta. Abbiamo avuto anche al nostro fianco il Consiglio Nazionale Forense quando abbiamo presentato le 50.000 firme. Noi riteniamo senza alcun dubbio che la parità delle parti si può raggiungere soltanto attraverso la terzietà del giudice, e la terzietà del giudice la raggiungi solo con la separazione delle carriere. Senza questa riforma ordinamentale tutte le altre corrono il rischio di perdere di significato, e oggi credo che il dibattito, anche se non era concentrato su questo tema, sia naturalmente scivolato verso questa deriva. Abbiamo sentito quanto ha detto il consigliere Cascini, che ha dato atto che la cultura del giudice delle indagini preliminari dovrebbe essere quella del dibattimento e non quella più vicina alle indagini. Abbiamo sentito un'importante affermazione dell'onorevole Vazio, che ci ha detto che il Partito Democratico sta iniziando a ragionare e anzi a essere favorevole a questo tema, e così anche il senatore Ostellari e naturalmente poi l'onorevole Ghedini e tanti altri. Ma quello che è importante è che questo, grazie all'opera dell'Unione delle Camere Penali e degli avvocati che hanno voluto partecipare, non è più un argomento tabù, è un argomento all'ordine del giorno, del quale si deve necessariamente parlare quando si parla di giustizia, ed è in perfetta sintonia con gli altri argomenti che abbiamo trattato oggi, perché quando si parla di errori giudiziari evidentemente si deve cercare a come evitarli, e per cercare di evitarli devi aumentare le garanzie e approntare le strutture ordinamentali che servono proprio per evitare di farne tanti. E per evitare di farne tanti è necessario che il giudice sia diverso da chi accusa. Quindi io credo che queste due giornate abbiano incontrato tanti argomenti. Andrea Mascherin, con il quale c'è stata e continuerà ad esserci col CNF una costante collaborazione, ha voluto, e lo ringrazio, ricordare come sia pur nella diversità e nella vivacità del confronto con l'ANM, noi abbiamo iniziato un percorso di confronto con il presidente Albamonte, quando c'era anche Eugenio Albamonte, proprio per indicare che ci sono alcune cose, e anche Andrea Mascherin lo ha sottolineato sempre, sulle quali si deve lavorare senza che poi ognuno debba per forza rinunciare alle proprie idee. Noi siamo convinti, come ha detto Gian Domenico Cagliazza, che le nostre siano giuste, ma non per supponenza, soltanto perché sono scritte nella Costituzione, e questo ci dà forza, la forza delle idee.
Grazie al Presidente, al past Presidente delle Camere Penali Beniamino Migliucci e al Presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin.